Suor Bibian, da quando e perché sei in Algeria? Sono in Algeria dal marzo del 1961. Il Signore mi ha chiamata sussurrandomi al cuore: vieni e seguimi. E l'Istituto NSA mi ha inviato in Algeria, a questo popolo a cui il Signore ha voluto che mi dedicassi. Prima sono stata a Constantin, poi ad Algeri. So e sono convinta che la nostra missione in questo quartiere così povero è sempre stata molto importante. È una risposta alle attese di tutto il nostro vicinato, perché sono le persone di questo stesso quartiere che hanno chiesto di avere delle suore tra loro. E attualmente queste persone chiedono che anche in questo difficile momento restiamo con loro. Quali sono i tuoi sentimenti di fronte a tutti questi avvenimenti che sconvolgono il paese e toccano la Chiesa di Algeria? Sono addolorata e mi sento impotente davanti a tante sofferenze. Ma so che malgrado tutto questo, Dio ama il suo popolo e ho una grandissima fiducia in Nostra Signora d'Africa. La Chiesa resisterà e resterà in Algeria. Gesù ha detto: il Padre vi darà tutto ciò che voi chiederete nel mio nome. E so che Gesù stesso, anche se a volte sembra farsi assente, è qui, è con noi, è con me. Io non ho paura. Con la sua luce mi aiuta a scoprire meraviglie nascoste, solidarietà incredibili, generosità e coraggio sovrumani. Lo spirito è all'opera nei cuori della gente di qui, anche adesso. Quali sono i tuoi sentimenti di fronte a tutti questi avvenimenti che sconvolgono il paese e toccano la Chiesa di Algeria? È sicuramente il vedere le situazioni dolorose in cui versano tante famiglie. Vedere tutti questi giovani che non hanno speranza nel futuro, segnati dal peso della disoccupazione, dell'inquietudine per il domani, della disillusione per le promesse non mantenute da parte dei loro capi, giovani che purtroppo si lasciano prendere dalla violenza. Dove trovi sostegno e conforto per vivere questa situazione? Oh, nell'Eucaristia quotidiana, nella preghiera comunitaria personale, nella meditazione della parola di Dio, nell'adorazione, nel sostegno spirituale del Padre e nella fiducia e solidarietà che ci ha manifestata da parte di tutti. I nostri responsabili e colleghi di lavoro, i genitori degli alunni, la gente del quartiere. Come ti interpella la parola di Dio nel quotidiano che vivi? Mi stimola, mi aiuta, ravviva la mia fede e il mio amore per tutti gli algerini. Rafforza la mia vocazione e la mia testimonianza di vita al cuore di questo quartiere musulmano. Mi aiuta a restare in ascolto e a provare ad essere per loro una luce di speranza in questi tempi dolorosi. Questa è la mia missione ora. Cosa scegli di fare? Partire o restare? Io vorrei continuare a far parte della piccola presenza della Chiesa d'Algeria in comunione con gli amici di Sant'Agostino. Vorrei corrispondere alla fiducia che ci è manifestata da tutti qui e fare quello che mi sembra essere la volontà di Dio su di me. Non vorrei lasciare il quartiere proprio adesso, che la gente è in difficoltà. Questa mi sembra la cosa più negativa da fare. I rischi che corriamo sono gli stessi che corre tutta la popolazione. Oggi sì, più che mai, il nostro vivere con la gente è una risposta viva e concreta dell'amore di Dio e della nostra missione di prossimità a questo popolo, in questa terra dell'Islam, in Algeria. Sì, io scelgo di restare. Suor Angèle, vuoi raccontarci come sei arrivata in Algeria? Sono nata a Tunisi e da piccola sono stata affidata alle suore di Nostra Signora degli Apostoli, chiamata dal Signore. Sono entrata in questo stesso istituto e dopo i voti sono stata inviata subito in Algeria. Mi sono occupata di un orfanotrofio dal 1959 al 1964. Avevo la passione del ricamo e mi sono specializzata nel ricamo tipico algerino tradizionale. Questo ha fatto sì che poi nel 1965 fossi assunta alla Scuola di Belle Arti della città di Algeri, nel quartiere di Belcourt, dove vivo tuttora.
Cosa pensi dell'Algeria, di questo paese dove hai vissuto così tanti anni? Ma ho un attaccamento profondo all'Algeria e agli algerini. Amo il paese, la cultura, le usanze. Con le mie suore partecipiamo volentieri ai matrimoni, alle feste del nostro vicinato, delle famiglie dei nostri alunni. Sono entrata subito in sintonia con la gente del quartiere qui. Le visite alle famiglie e l'accoglienza delle donne per un tè fa parte della nostra vita quotidiana. La mia missione è qui, con loro. Condivido volentieri le loro gioie e le loro fatiche. Cosa puoi raccontarci della vostra vita comunitaria? Il segreto della nostra vita insieme si radica innanzitutto nella preghiera. È questo ciò che costruisce la nostra comunità. Noi siamo in tre, ma la nostra vita è un tutto. Siamo molto diverse tra di noi, soprattutto per temperamento, ma ciò che ci unisce viene dal Signore e dall'obiettivo comune che abbiamo, quello di aiutare il regno di Dio a crescere, proprio qui dove siamo. Aiutare le ragazze che seguiamo a scuola ad essere donne complete, donne a testa alta, che amino il bello, il vero della vita, che siano capaci di assumersi le loro responsabilità, responsabilità di oggi e di domani. Come state vivendo questa situazione difficile nella vostra vita quotidiana? Qualche giorno fa il nostro parroco, padre Bonamour, ci ha ricordato il pericolo a cui siamo esposte e molto semplicemente ha detto che dobbiamo essere pronte a tutto ciò che potrebbe accadere. Gli abbiamo risposto con molta serenità: noi siamo pronte. Viviamo giorno per giorno, abbandonate nelle mani del Signore. Condividiamo tutto con la gente del nostro quartiere e come loro siamo aperte a tutte le possibilità. Non avete paura di ciò che può succedervi? Una suora che conosciamo, proprio domenica all'uscita della messa, mi ha confidato la sua paura di fronte a questa esplosione di violenza che sembra non cessare. Le ho risposto che non dobbiamo avere paura, dobbiamo solo vivere bene il momento presente. Il resto non ci appartiene, quindi non dobbiamo preoccuparci. Viviamo bene attimo dopo attimo. È questo tutto quello che dobbiamo fare. Chiedo anche a te, suor Angèle, dove trovi sostegno e conforto per vivere questa situazione? Dove? Nella messa quotidiana, nella preghiera, nel rosario e nell'amicizia della gente. Che cosa scegli di fare? Partire o restare? Le nostre costituzioni recitano così: siamo pronte a rischiare ogni cosa per il Signore, accettando le rinunce e le difficoltà del quotidiano alla sequela di Cristo. Entriamo nel mistero pasquale di morte e risurrezione che è inseparabile da ogni vita apostolica. Ecco, quindi andare via adesso sarebbe come rinnegare ciò in cui crediamo. Io scelgo di restare.